Ciao a tutti, eccomi in una nuova recensione. Dopo l'uscita del Debian 12, Bookworm, si sono rinnovate tutte le derivate del Debian. Io ho detto quando parlavo di Debian che le derivate sono centinaia, ma io non le farò tutte le 100 e rotte, diciamo, le derivate del Debian, ma recensirò alcune che sono le più significative, anche se l'ultima volta ho recensito Voyager Linux, che non è che sia molto significativa. Comunque, potrete vedere il video nel mio canale, andate a cercare e vi vedete anche quello. Allora, qua siamo su Sparky Linux 7. Sparky Linux, che io ho deciso di scaricare la versione XFCE. Sparky Linux è una distribuzione che inserisce alcune, diciamo, opzioni grafiche abbastanza importanti, quindi non è banale. Vi faccio sempre l'esempio di Voyager Linux, non è banale in alcune situazioni l'utilizzo del sistema operativo, però diciamo al contrario è molto più pratica e tende a farvi facilitare l'utilizzo del Debian, perché la base è quella, in modo proficuo e senza fronzoli, cioè senza farvi fare, diciamo, quattro cose uguali per fare una cosa. Ecco, basta, diciamo, un tool e già siete felici. Sparky, in questo senso, secondo me è la migliore distribuzione in quanto a tool grafici che vi propone per evitare magari il terminale. In passato ho recensito Sparky 6, 5.1, non mi ricordo esattamente, ma l'ho recensita quasi tre, mi sembra 3 volte nel canale. E questa sarebbe la quarta. Non dico che mi ricordo tutto, però insomma siamo là. Sparky Linux, io vi ho parlato di tool di cui è abbastanza importante. Sparky Linux spicca per il suo praticamente Aptus Center, che è questo qua che io vado ad aprire, di cui ci vuole la password, perché Aptus Center serve per installare e disinstallare dei programmi, quindi è una sorta di software center, ma fatto appunto dagli sparkiniani, che hanno, scusate la parola un po' ambivalente, può avere significati anche diversi, sparkiniani, che praticamente chi fa Sparky, quindi sono dei polacchi, Sparky sono dei spartani. Sparky Linux praticamente ha questo software center dove ci sono le applicazioni, qua Aptus, non so perché c'è Aptus cosa vuol dire. Aptus praticamente sono dei tool, dove non mi ricordo tanto. Aptus sono praticamente dei tool inseriti anche nel software center, dove praticamente c'è aggiornare la lista dei pacchetti, quindi un aggiornamento rapido, aggiorna il sistema in modalità sicura, quindi praticamente magari non vi cambia il kernel, ma ve lo fa aggiornare senza troppe scossone. Aggiornamento completo del sistema, cerca pacchetti di repository e così via, rimuove automaticamente i pacchetti vecchi, quindi vedete una sorta di CCleaner in questo caso, installa pacchetti di drive locale e così via. Insomma, vi dà tutti questi tools, non sto qui a farveli vedere tutti. Poi ci sono la sezione applicazione, quindi l'Aptus Center fa praticamente da tutto, che è il centro di controllo, diciamo il cuore pulsante di Spark Linux. E qua ci sono tutti i programmi divisi in categorie, dove potete praticamente vado su internet, cioè categoria internet, e qua andiamo a vedere web browser.
andate a scegliere magari il web browser che più vi interessa. Andiamo a vedere Brave, che è un famoso browser che vi dà la possibilità di avere tante opzioni per la sicurezza, quindi anonimicità e così via. E ci vi dà la versione, sezione del web. Il download, che quant'è la grandezza del download, megabyte, 107 megabyte, dopo l'installazione occupa 340 megabyte di spazio sul disco. E qua ci sono tutte le dipendenze, guardate quanto è preciso qua l'Aptos Center, qua vi dice tutte le dipendenze che necessitano per quanto riguarda l'installazione, prima ancora di fare l'installazione. Quindi vedete quello che vedete eventualmente facendo un'operazione al terminale, che vi dà tutte le dipendenze che ci vogliono. In questo caso ve lo fa vedere addirittura in anteprima. E poi cliccate su installa e qua si avvia un processo di installazione, che vi installa, diciamo, velocemente il vostro browser, in questo caso in questione. Qua c'è la ricerca rapida, scusate, qua c'è cerca praticamente. Va bene, io avevo messo praticamente la mia password, invece cerca era proprio dove cercare. Avete visto che la mia password è questa, tanto io poi disinstallo il sistema e me ne fotto. Quindi potete tranquillamente, anzi faccio anche lo zoom se volete sulla mia password, che è abbastanza semplice. Ritorno su applicazione. Allora, praticamente devo cercare l'applicazione. Praticamente io cerco, che sono sempre Brave, anche per andare oltre, e mi trovo appunto, no, non mi ha trovato Brave, ce n'è più di uno, accessore, qua vi dice praticamente net browser accessore, io devo scegliere tra tre risultati qual è, e mi ha trovato Brave, anche se è praticamente inserito insieme agli altri, insomma non è che sia stato proprio preciso. Qua si chiude praticamente il software center, che poi fa anche da a tutti i tool che avete visto là. Poi c'è aggiorna sistema, e aggiorna sistema, dunque, vediamo, aggiorna sistema, io ve lo faccio vedere così, però ho fatto delle istantanee. Dice sto aggiornando la lista dei pacchetti, per favore attendi. E qua invece di usare il terminale fa tutto lui. Voi dovete praticamente fare aggiornamento, vi fa vedere lista delle modifiche, oppure esci. E quindi se fate lista delle modifiche, vi fa vedere praticamente quello che c'è da aggiornare. Si apre appunto il terminale vero e proprio e vi dice tutto quello che c'è da aggiornare. Io chiudo e vi faccio vedere delle istantanee. Vediamo se sono uscito. Vi faccio vedere delle istantanee per quanto riguarda questa operazione, perché non voglio fare l'aggiornamento. Andiamo su immagini. Vediamo cosa si vede. Ah, apparentemente questo è quello che abbiamo visto prima. Scusate. Lo metto in piccolo perché sembra una finestra qualsiasi. Allora, praticamente questo è l'aggiornamento. C'è la finestra che si è aperta prima, aggiornamento. Poi praticamente. Questa è Magic Magic. Ecco, come si va avanti qua. Vabbè, comunque. Poi praticamente cosa fate? Scegliete aggiornamento e su aggiornamento si apre il terminale. Questo è sempre un istantaneo. Si apre il terminale e praticamente vi aggiorna col terminale, appunto, come state vedendo, il sistema operativo. Dopodiché ti dice il tuo sistema è aggiornato, puoi uscire e fate ok e uscite. Quindi praticamente questo tool, che è un altro tool,
che era anche presente nell'Aptus Center, come avete visto prima. Questo tool vi permette di non utilizzare il terminale, quindi si va sempre di più a dei sistemi operativi dove l'utente praticamente sta con le mani così e non fa più niente. Alla faccia dei sistemi operativi che hanno i container e i subsystem, sono queste qua. Immutabile, che si chiama immutabile, in questo caso non è immutabile, che io preferisco, che però vi dà la possibilità di non utilizzare più sistema il terminale solamente anche per questo caso per fare dei semplici aggiornamenti, ma io preferisco sempre farli da me. Poi cosa dire? Andiamo in internet, andiamo a vedere su DistroWatch Spark Linux. Spark Linux, come vedete, è base Debian, poi c'ha tanti desktop da poter, quindi ambienti grafici da poter scegliere, tra cui addirittura anche OpenBox, che io tanto li cappello per OpenBox, per me è la migliore soluzione, anche se spartana. Poi abbiamo Mate, LXQT, LXDE, importantissimo, KDE Plasma, JVM, insomma ci sono tante soluzioni anche per PC meno, diciamo, meno potenti. Categoria, vabbè, qua attivo è al 21° posto come popolarità, quindi è uno dei sistemi operativi più apprezzati che ci sono in circolazione su GNU/Linux. Per quanto riguarda, diciamo, i rilasci, qua abbiamo dei rilasci praticamente annuali, perché c'è Spark Linux 6.6 uscita nel 2023, secondo mese, mentre al sesto mese, anzi addirittura meno annuali, in questo caso 4, praticamente 4 mesi, quindi è abbastanza attiva come distribuzione. Tra la 6.6 e la 7.0, che è questa attuale, che vi sto facendo vedere, sono passati solamente 4 mesi, quindi abbastanza veloce. E poi qua praticamente abbiamo, qua c'è diciamo, il rating ed è 8.8, che è abbastanza alto. Tra tutte le distribuzioni che ho fatto vedere fino adesso, è una di quelle più alte, quindi il gradimento della recensione degli utenti, questo è molto importante perché il rating è la cosa che vi fa capire, insomma, se quel prodotto è buono oppure no. Dite voi, ma ci possono essere tutti i familiari, i parenti, gli amici, diciamo, che mettono il rating, ma qua ci sono centinaia di recensioni, no? Non è solo questa pagina, ma ci sono tante pagine e quindi non penso che sia pilotato sotto questo aspetto. Ora vado nella pagina di Sparky Linux, dove c'è praticamente le note di rilascio. Addirittura stanno già preparando la Sparky 8, che è il codename e il repository, qua vi dicono. Sparky Linux 7, quella che è uscita ora, è l'Orion Belt, quindi codename Orion Belt. Andiamo a vedere il rilascio, qua le note. Praticamente Spark Linux 7.0 si chiama Orion Belt ed è uscita, è basata, è completamente compatibile con Debian 12 Bookworm. Ha il kernel Linux 6.1, è un LTS, perché a fronte della 6.3 dove è giunto in questo momento il kernel attuale Linux, che si trova nella Sparky Unstable, che praticamente c'è anche la categoria non stabile di Sparky Linux. Io ho preso quella stabile, perché appunto ci sono le due categorie che farò vedere. Poi c'è il Firefox SR, quello che sto utilizzando io per navigare, che è 102, e poi ci sono qua tutti i programmi, insomma, l'XFCE che sto utilizzando io è quello più aggiornato, è l'XFCE
4.18 e l'ultima versione RxFCE. Ok, quando andiamo nella sezione download, abbiamo appunto la stabile e la semi-rolling che è basata sulla testing, quindi sul Debian testing. Un po' come Seduction Linux che vi ho fatto vedere sempre nel canale. Potete andare a vedere Seduction Linux nel mio canale, dove praticamente vi parlo di una distribuzione basata su Debian testing. In questo caso l'avete anche su Spark Linux. Io ho scelto la stabile, e qua nella stabile avete Lexqt, Mate, XFCE e KDE Plasma, AMD 64, quindi 64 bit, con processore AMD. Dopodiché, poi c'è anche la minimal GUI, che è una minimal, cioè una base, dove lì con quella ISO vi sviluppate il vostro sistema operativo graficamente con i vari componenti, vi create la vostra distribuzione preferita, cioè perfetta per voi, con quello che volete voi. E avete la CLI e la minimal CLI, dove praticamente non c'è praticamente è tutto cioè, scusate, testuale, quindi è un'installazione tutta testuale, mentre la minimal GUI, quindi la minimal CLI è solo testuale, la minimal GUI c'è una minima interfaccia grafica, un po' come il refactor di Debian, e vi create la vostra distribuzione. Ci mettete i componenti che volete voi, i programmi che volete voi e così via. E questo è Spark Linux, distribuzione polacca. Sapete che tutti i paesi dell'est hanno degli ottimi, anzi dei grandi informatici. Non a caso, purtroppo, l'attuale guerra che c'è, speriamo che finisca, l'attuale guerra che c'è tra Ucraina e Russia è fatta abbastanza tecnologica, come, cioè una guerra basata anche una guerra tecnologica, dove abbiamo anche avuto dei seri problemi anche noi per quanto riguarda, diciamo, i nostri siti statali, dove diciamo, gli hacker russi sono riusciti a metterci in difficoltà facilmente, e diciamo, i polacchi non sono da meno, sono abbastanza bravi per quanto riguarda l'informatica. Non a caso, diciamo, GNU Linux, molti sviluppatori vincenti del GNU Linux sono venuti fuori, sono tutti, cioè, la maggioranza sono dell'est. Quindi tanto di cappello, parlo anche dell'India, tutti gli asiatici e l'est Europa sono veramente bravi per quanto riguarda l'informatica, spiccano rispetto agli altri. E da qua distribuzioni ucraine come Zorin OS, polacche come questa di qua. I russi non spiccano come distribuzione, fanno qualche distribuzione, in questo momento non mi viene in mente. Rosa Linux mi sembra, però sono abbastanza bravi nel hacking. Allora chiudiamo questa parentesi dell'est, dove sono tutti bravi, mentre purtroppo noi italiani non spicchiamo tanto in queste cose. Andiamo praticamente a rivedere di nuovo il sistema operativo. Il sistema operativo, qua siamo XFCE classico praticamente. Però noi andiamo a fare una ricerca di Sparky, dunque Sparky, per vedere tutti i tool. Allora, qua c'è informazione su Sparky Linux, c'è il welcome quando finite l'installazione, io guardo i minuti di registrazione perché ogni volta sforo sempre i 30 minuti. E qua abbiamo il welcome, il Spark Linux 7 Orion Belt, vi dà il benvenuto quando post installazione, anche nella live. Vi fa vedere la home page di Sparky Linux, forum, e wiki, quindi se dovete informarvi di qualche problema c'è il wiki di Spark. Vi fa vedere il report di Spark Linux, l'app center, che è l'app tools center che avete visto,
vi fa aggiornare addirittura direttamente cliccando nel welcome, quindi avete già un welcome che è praticamente tutto, proprio un pannello di controllo alla insomma, stazione spaziale orbitante, sistemi info, backup addirittura e così via. Tutti i centri social dove trovate diciamo aiuto da Sparky Linux. Andiamo di nuovo qua nel menu. L'AppTools Center ve l'ho fatto vedere, ve ne ho parlato. Vediamo informazioni su Spark Linux che ho saltato prima. E qua questo azzurro non vi fa vedere addirittura niente, hanno sbagliato colore. Comunque Spark Linux 7, insomma, vi ripete sempre le stesse cose. Addirittura vi dà che sono col computer acceso già 34 minuti, cioè questo è preso sempre praticamente dal terminale, fatto un po' alla GUI, e poi andiamo a vedere se ci sono altre, diciamo, altre vie per quanto riguarda i tools. Vabbè, questo abbiamo visto aggiornato il sistema, ho fatto vedere anche l'istantanea per non aggiornare, perché non voglio aggiornare un sistema operativo che poi devo togliere perché mi serve il disco per fare altre prove. Poi abbiamo i Live USB Creator, quindi un po' come quello che c'ha Linux Mint, avete il creatore di una live persistente o addirittura non persistente library, e poi quella che vi formatta la chiavetta. Pianifica gli aggiornamenti e basta. Questo è sulla voce di Sparky, quindi welcome e così via. Quindi nei preferiti avete aggiorna il sistema, emulatore di terminale, che l'emulatore di terminale è appunto l'XFC Terminal, non si può scappare. Funziona con Bash, non con ZSH, come è successo nell'ultima recensione di Voyager, sempre basato su Debian. Facciamo un neofetch, e qua vi dà l'informazione come a terminale, ecco, senza tools, ecco. Orion Belt, sì, insomma, il kernel ve l'ho detto 6.1, che ormai è LTS, è diventato, una volta era una novità, ora è LTS. Qua mi dice esattamente 36 minuti, come ha detto prima, quindi tutto collegato tramite il terminale. La Bash, qua 5.2, XFC 4.14. Io ho messo il Tela Dark come icona, il tema Spark 7 Dark, perché di solito è sempre tema chiaro, io metto sempre il tema scuro perché mi piace il tema scuro, e anche le donne africane mi piacciono abbastanza, non mi piacciono le svedesi, a dire la verità, ecco, non sono di quelle che proprio vogliono le svedesi. Memoria bassissima quella utilizzata, perché sto registrando, spero che sto registrando perché la memoria mi sembra abbastanza bassa. Beh, di solito supero 1 GB quando sto registrando. Comunque 943 MB. All'accensione siamo sui 600-500 e rotti MB, siamo su XFC, quindi abbastanza reattiva, veloce, XFC graficamente. Velocissima, velocissima. Se io lo rapporto a GNOME che ho in un altro disco dove sto utilizzando Manjaro come sistema operativo principale, vi devo dire che c'è una differenza enorme di velocità e si vede ancora di più nel mio computer. E poi andiamo a vedere praticamente un HDOP, perché non ci dice niente di nuovo. Cioè, e qua ci conferma, insomma, addirittura mi dà 895 di RAM, 2 MB, siamo là. Processore che va tranquillamente senza nessun alto e basso, senza montagne russe, in questo caso insomma, siamo sulle montagne polacche, quindi sono abbastanza basse, devo dire. La Polonia ha tante, diciamo, tante praterie.
Allora, poi vediamo i programmi, velocemente, accessori, vabbè, accessori c'è il solito calcolatore, insomma, grafica abbiamo visualizzatore d'immagine, che non so se è quello, no, Immagimagic che era un altro, visualizzatore d'immagine è questo qua, è quello che si usa sull'XDE. Immagine Magic che ha fatto aprire le immagini prima, Immagine Magic non lo uso per niente mai e quindi non capivo esattamente come scansionare le foto. Comunque, poi c'è praticamente sarà il simple scan per scannerizzare. Poi c'è internet, abbiamo Pidgin Transmission. Oggetti che vi fa dei download multipli, è un programma dove vi fa praticamente fare degli upload che vi mette in coda. Praticamente è un andiamo a vedere, aiuto, ma proprio dico aiuto io perché dovevo informazione, ok, è un gestore di download, cioè alla fine forse vi rimangono i download all'interno. Per poter riprendere dopo averli tralasciati, lasciati in pausa, magari chiudete la sessione e poi potete riprendere, rimangono in memoria in questo programma, potete riprendere poi diciamo il download invece di perdere il download. Poi abbiamo, dove sono qua? Ah, internet sempre, insomma, Ghetto l'abbiamo visto, XChat, Firefox ESR. Poi andiamo su multimedia, abbiamo il CIS, il visualizzatore proprio dell'immagine, della cam, Exile che serve per un audio player per ascoltare la musica, qua fate una lista di audio riproducibili, quindi MP3 o WAV o qualche altra cosa in audio. Abbiamo il pulsante volume control, Vocal Screen che è già preinstallato, XFBurn per masterizzare ancora chiusa i DVD e così via. Il lettore multimediale dovrebbe essere il VLSI, che è questo di qua, di fatto è il VLSI, loro non ci hanno scritto il nome, ma è il VLSI, l'ho intuito, ecco, che non l'avevo visto ancora. E poi io ho installato il Gucci View, questo l'ho messo io, dico la verità, nient'altro che la verità, però ce l'ho messo io. Qua addirittura vi fa vedere le icone che ci sono all'interno di questo sistema operativo, del file system, praticamente ci sono gli emblemi che sono queste icone qua, animazione, action, ci sto andando troppo veloce. Cose, sto esagerando, e difatti si è un po' fermato. Action, perché ce ne sono tante. Vediamo. Emblemi, stock, categorie. Poi ci sono gli emotion, ci sono le emotion come icone, iconcine. Potete trovare l'emotion, utilizzare l'emotion. E vabbè, cosa dire di più? Sono a 28 minuti e mezzo, vi ho fatto vedere più o meno tutti i programmi che porta, che sono non tanti, ma secondo me l'importante di questo Spark Linux, in questo caso 7, versione 7, cosa è l'importante di questo sistema operativo? Che vi facilita la vita su Debian, anche se Debian è diventato abbastanza facile da utilizzare ultimamente, perché c'è i non free. Però qua Spark ha la tradizione, una bella tradizione, le tool, dove praticamente potete fare tutto senza usare più terminale, addirittura più Windows, cioè, ci sono tutti i tool possibili e immaginabili, e addirittura avete visto che aggiorna il sistema operativo con un semplice clic, chiudete gli occhi e fa tutto lui. Vedete anche l'anteprima, se volete, di quello che deve aggiornare, insomma,
E questo operativo che voi siete un po' pigri, quindi trovate un Debian già pronto all'uso con le delizie di Spark, dei grandi fenomeni che sono questi ragazzi che fanno questa distribuzione che aumentano, diciamo, l'utenza, la potenziale utenza che può venire da altri sistemi operativi che non sono New Linux, che vedendo la facilità d'uso vanno là e su Spark, io, porca miseria, non me ne sono mai accorto, aspetta che me lo installo e mi tolgo quel Windows, e non posso dire la parola, mi tolgo quel Windows. Allora, chiudo qua il filmato. Vi ho parlato anche di geopolitica, nel senso di informatica, però diciamo ci sarà, ci sarà. Chiudo qua un prossimo filmato per quanto riguarda New Linux. Questo filmato lo sto facendo così con un po' di spazio che ho trovato e lo metterò in circolo praticamente, lo programmerò per o sabato o domenica, o sabato sera o domenica mattina. Va bene? Ciao ciao a tutti. Cioè, si sono preso, l'ho scaricato da lunedì passato, quindi, mi è rimasto nel disco e lo sto facendo il video. Quindi si è avuto un po' di tentennamento perché ho avuto altre cose da fare, va bene? Però ero abbastanza informato. Ciao ciao a tutti, ciao da Salvatore, ciao.